Il confine tra 'ndrangheta e massoneria deviata è sempre più promiscuo, sempre più spesso accade che un soggetto attenzionato dalle forze dell'ordine risulti essere sia 'ndranghetista che massone deviato. Lo ha detto nel corso di un'intervista al TG2 il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, alla domanda dell'inviato sulle recenti critiche che il procuratore ha ricevuto nonostante l'intensa attività e le operazioni antimafia condotte dal suo ufficio. Gratteri ha risposto: "La critica vuol dire che stiamo facendo bene, vuol dire che stiamo incidendo su quello che è il 'ndrangheta massoneria deviata. L'andrangheta si evolve, ormai non è solo più tesa a gestire il monopolio del traffico di droga e le ultime indagini come Petrolmafia lo raccontano. Per esempio, l'ultima indagine che abbiamo fatto con altre tre procure d'Italia, afferma il procuratore, è quella sui petroli. L'andrangheta ha dimostrato di avere contatti con un emissario del Kazakistan che è venuto fino a Vibo Valentia e ha partecipato a una riunione per discutere come fare arrivare il petrolio nel porto di Vibo, come smaltirlo e lavorarlo.